Ciao, bentornate e bentornati sul canale, io sono Simona e questo è un video di prodotti finiti tutti acquistati al Conad. I supermercati in cui bazzico sono Lidl, Eurospin, Inns e Conad. Quando mi ricordo vado da MD, che mi è comodo anche MD, però per il resto diciamo che non bazzico in altri supermercati, questi sono i miei preferiti. Come sempre, prima di cominciare, vi chiedo se vi va di iscrivervi al canale per rimanere in contatto e alla fine del video, se vi sarà piaciuto, di comunicarmelo con un mi piace. Inizio con la pastina Gemmine biologica con vitamina B1. Questa è una pastina per bambini, l'avevo acquistata prima di essere operata, ovviamente qui ci sono prodotti che ho da un po' di tempo perché sapevo che al rientro a casa avrei dovuto seguire un certo tipo di alimentazione, diciamo che sono diventata cintura nera di pastina in brodo. Questa qui non la ricomprerei perché ovviamente essendo per bimbi piccini è veramente piccolissimissimissima e alla fine era una cremina. Però ovviamente questo perché io sono un po' adulta e questo è per bimbi un po' piccini, non perché non sia buona ovviamente, però comunque l'ho finita. Della linea Verso Natura di Conad, è una linea di prodotti bio, mi piace sempre tanto la marmellata, questa è quella alle arance amare. Ce ne sono diversi gusti, la mia preferita in assoluto è questa qui, alle arance amare, che vi consiglio, non ha zuccheri aggiunti, è un barattolo da 340 grammi ed è, per chi avesse questa intolleranza, senza glutine. A casa mia i brodi non mancano mai, qui abbiamo due brodi Star. Il mio brodo bio di verdure, questo ragazze è buonissimissimo, è proprio una cremina di verdure passate, buono buono buonissimo, un litro anche questo. Questo invece è il classico brodo di manzo e questo invece è molto liquido, proprio liquido trasparente. Questo devo dire è su un'altra, proprio su un altro livello. Ragazze, la gioia del 2020, hanno messo le marmellate Chiaverini da Conad, parliamone. Io 4 di queste le ho ricevute dalla mia amica Barbara, a cui mando un bacio e ringrazio ancora adesso. Tra l'altro le hanno messe proprio in queste confezioni qui di latta, Maronna che profumo di fichi, che si apre proprio come una scatoletta, perché lo è, solo che ha una forma diversa. Questa è appunto confettura extra di fichi con mandorle, è una marmellata toscana questa qui, la prima che ho provato me l'ha inviata la mia amica Elisabetta. Ciao Eli, grazie ancora che mi ha fatto scoprire questo brand, ne ho parlato in un video e la mia amica Barbara me ne ha mandato 4 confezioni. Chi mi ama sa come farmi felice. Comunque questa con fichi e mandorle, ragazze, è una gioia per il palato, veramente buonissimissima. Una confezione da 400 grammi, non ricordo il costo, però se le volete provare sappiate che almeno in Piemonte, diciamo a Torino e dintorni, da Conad ci sono. Altra gioia è scoperta del 2020, questa. Così, così. È una pizza rustica alta margherita e buonissima, con farina di farro integrale e passata rustica 100% italiana, cotta in vero forno a legna. Italpizza, ragazze, se non l'avete mai provata, io ve la consiglio. È una pizza singola da 420 grammi. E, mamma mia, dunque se le ho ancora sul telefono vi mando le foto della pizza sfornata, è una favola, veramente una favola, segnatevela, ricordatevela, è buonissima, tra l'altro comprata con dei buoni sconto al Conad, ma quando andrò anche senza sconto la ricomprerò sicuramente perché è veramente buonissima.
Ve la consiglio. Un'altra linea di Conad che mi piace moltissimo è una linea di prodotti per il corpo, è la linea Conad Essensi. E questo è il sapone liquido cremoso con estratto di fior di loto e latte di riso, senza coloranti, siliconi e oli minerali, dermatologicamente testati. Questi sono dei prodotti che hanno un prezzo fisso garantito, intendo. È veramente fantastico questo sapone ed è veramente cremoso, piacevolissimo, piacevolissimo da utilizzare con una profumazione molto molto delicata. Questo è un flacone da 300 ml ed è made in Italy. Sono proprio senza vergogna un'altra marmellata, ma mia discolpa, posso dire che questi sono prodotti accumulati da agosto a novembre, quindi mi capirete. Un'altra marmellata di Chiaverini, questa è quella di arance con scorze. Allora, Chiaverini usa lo zucchero, quindi sappiatelo subito, chiaro, non è una marmellata senza zucchero, però è veramente buonissima anche questa in un formato da 400 grammi. Ve la consiglio, se vi piace la marmellata all'arancia, assolutamente sì. Molto buoni questi cappelletti con prosciutto crudo a marchio Conad, sono piaciuti ad entrambi, li abbiamo mangiati in brodo perché anche Gianluca ho scoperto, in maniera insospettabile, è anche lui un appassionato di cappelletti, tortellini in brodo, quindi da questo punto di vista ci siamo trovati, anche se io in realtà ho passato quasi gran parte della mia vita a detestare e odiare A la pasta ripiena, B la pastina in brodo e i tortellini in brodo, ma evidentemente con la vecchiaia si cambia. Della linea Piacersi di Conad, gli yogurt con lo 0,1% di grassi. Allora, questa versione al gusto caffè, tra l'altro fatta con latte italiano, sì, mi piace, anche se è un po' zuccherina, però mi piace. L'altra variante alla pesca, e a questo punto non ne proverò altre, assolutamente no. Ho fatto veramente fatica a mangiarli perché erano troppo troppo dolci e io dopo un po' mi stufo. Veramente già al secondo cucchiaino io mi stufo. Della casa Fratelli Rebecchi, gocce di cioccolato fondente senza glutine, per quanto mi riguarda bocciatissime, costano tanto. Non valgono neanche la metà di quelle dolciando di Eurospin, quindi non li comprerò più. Quella volta però avevo finito quelle di Eurospin, mi sono trovata al Conad, le ho prese, ma assolutamente no. È bello solo perché, cioè, è bella solo la confezione rosa. Della Molisana, questa variante decorticata a pietra è la mia preferita in assoluto. È una pasta integrale. Ma è veramente molto molto buona. Queste sono le penne rigate, ma tutta la pasta di questa linea di Molisana a me piace tantissimo. In teoria la pasta non dovrei mangiarla, quindi quando la mangio preferisco mangiarla integrale e ve la consiglio. Una mia amica che è affetta da morbo di Crohn mangia soltanto questa, così magari può servire a qualcuno. Questo è un prodotto della marca Gallo, Riso Gallo, che per me è una conferma, lo è da tantissimo tempo, è il riso Venere. Questo, come i cotti a vapore di Eurospin, va semplicemente riscaldato in padella, l'ho mangiato in tantissimi modi, la variante che preferisco è con la feta, mi piace tantissimissimo, è buono. Costa, mi sembra, sui 2 euro o poco più. Quando mi viene la voglia di questo, lo compro. Nestlé Orzoro, anche questo mi ero trovata senza orzo, non ero nessun discount, di solito lo compro al discount. Ho comprato questo quasi 3 euro, una cifra assurda, non ha niente di speciale e di più buono rispetto a quelli del discount, però ovviamente l'ho comprato, ho terminato, non lo ricomprerei. Di Caffè Vergnano, la linea arabica, queste sono cialde perché io a casa ho la macchina con le cialde. Devo dire, mi è molto piaciuto, ma voglio provare la variante rossa, perché la variante rossa in capsule, perché invece in ufficio
ho la macchinetta Nespresso con le capsule. Tra la variante capsule arabica e la variante capsule rossa espresso, ho preferito nettamente la variabile rossa. Quindi per casa, quando tornerò da Conad, sicuramente acquisterò le cialde in questa variante e vi farò sapere. È più corposo ed è più E cremoso. visto che sono una golosa maledetta, qui trovate quattro tavolette di cioccolato, sempre da agosto, eh. Però qui abbiamo un Lindt Excellence che è stato anche questo la scoperta del secolo, grazie alla mia amica Simona. 70% di cacao, peccato che abbia anche il caramello salato. Ragazze mie, parliamo di questo caramello salato. È la cosa più buona del mondo, ok? E tra l'altro ci sono proprio i pezzettini di caramello e di sale che vi fanno fare crunch. Non ricordo assolutamente niente di più buono mai provato nella storia del cioccolato. Grazie Simo per avermelo consigliato perché è veramente una cosa fantastica. Questo invece, secondo me, non è niente di che, costa tanto la cioccolata di questo brand. Questo è un 86% Noir Intense, credo. Niente di che, niente di che, assolutamente. Un grande classico nella mia dispensa, perlomeno. Una conferma di sempre: il Lindt al 99% di cacao, ma udite, udite. Lo hanno fatto al 100%, zero zucchero, solo cacao, cioccolato. Per i puristi e gli amanti del cioccolato, questo è perfetto. Gli ingredienti sono pasta di cacao, burro di cacao, cacao magro. Stop, fine. La meraviglia, ragazze, la meraviglia. Tra l'altro, la figaggine di questa apertura fatta in questo modo, si sfila questo, si apre così e si ma cioè l'eleganza di una tavoletta di cioccolato, ma soprattutto appunto se vi piace il cacao cioccolato super super amaro, questo lo dovete provare. Mitica la Orogel che ha fatto questa confezione di misto per soffritto da 300 grammi, quindi anche abbastanza consistente, ma soprattutto con la chiusura ermetica, cioè proprio la classica plastichina che si incastra che poi voi dovete aprire, ma come vedete resta chiusa, quindi si conserva dopo l'apertura assolutamente benissimo e quindi lodi, lodi, lodi a Orogel per questa cosa intelligente. Questi gentilini sono per me una vecchissima conoscenza. Perché ne ho mangiato quantità industriali per anni. Proprio questi qui al malto e miele, io li amo, li adoro, ma non li compro perché li mangio tutti senza pietà e senza ritegno nel tè. Però, intorno a luglio-agosto, parlando con Simo, mi ha fatto venire in mente di nuovo l'esistenza di questi e quindi niente, ho deciso che li avrei ricomprati. Ovviamente sono durati il tempo di uno starnuto e vi confermo che sono sempre tanta roba, però che volete fare? Sono tutto tranne che dietetico. Ma d'altronde in questo video che cosa c'era di dietetico? Nulla, il cartone perché quello non lo posso mangiare, altrimenti mangerei anche quello. E questo è tutto anche stavolta. Grazie a chi è arrivato fino a qui, come sempre, consigliamoci nei commenti. Io vi mando un grandissimo saluto e ci vediamo al prossimo video.